170.000 euro vale questa cifra in questo momento. La parola chiusa nella busta. Ben ritrovato Vincenzo qui. Ben ritrovato Marco. Ci sei già passato? Sì, e speriamo stavolta vada meglio. Speriamo stavolta vada meglio. Metti pure le cuffie. Così recuperi tutta la concentrazione necessaria. Mi senti bene Vincenzo? Ti sento. Allora, forza, arriva la prima coppia di parole. Scegli tra vendere e prestare. Prestare. Ghigliottina. Ahi. Restano comunque 85.000 euro e arriva la seconda coppia di parole. Pioggia o impermeabile? Pioggia. Ghigliottina. Un altro taglio, era impermeabile. Terza coppia di parole in arrivo. Forza Vincenzo. Metro o norma? Norma. Ghigliottina. Altro taglio, restano 21.250, ancora un montepremi più che rispettabile. Penultima coppia di parole. Doccia o tende? Doccia. Ghigliottina. Ahi. Arriva l'ultima coppia di parole con ancora 10.625 sul tavolo ed è questa. Bambola o dondolo? Bambola. Ghigliottina. Oh, meno male. 10.625. Vendere, impermeabile, metro, tende e bambola. Forza Vincenzo, un minuto di riflessione ancora. Sistemala pure lì sul lingotto, puoi togliere le cuffie e io estraggo la parola che vale 10.625 euro. La sistemo qua. Com'è andata la riflessione? Allora, credo si sia visto, non è andata tanto bene la riflessione. Ho dimezzato parecchie volte.
non ho trovato un filologico a partire dalle prime parole. Forse l'unica che mi ha dato un appiglio è stata l'ultima parola, bambola, su cui ho iniziato a ragionare, ho pensato alle varie tipologie di bambola, ne ho trovata una e poi ho iniziato a pensare a delle assonanze con quella parola e ho provato a dare un senso. Il senso che hai trovato è questo: pezza. Una bambola di pezza. Poi? Il metro, che serve per misurare una pezza di stoffa. Sì. Vendere una pezza di terreno, forse, potrebbe essere un modo di dire. Le tende qualche volta vengono rattoppate con una pezza, magari, se c'è un buco, oppure una pezza di tenda per indicare uno scampolo di stoffa da cui si può ricavare una tenda, per l'appunto. Impermeabile, no, non mi diceva nulla e non ho trovato il nesso con impermeabile. Senti Vincenzo, in questi ragionamenti che mi hai fatto adesso nel collegare, nell'associare le varie parole che hai con pezza, c'è stata un'altra parola che ho sentito spesso. Sempre pensando a bambola. L'alternativa che avevo in mente era cera, ho pensato a una bambola di cera, se non erro è un'altra tipologia di bambola. Vincenzo, però nel ragionamento che hai fatto ti è venuta spesso un'altra parola, per esempio metro, come me l'hai spiegato? Ripeti, per favore, così. È uno strumento che si utilizza per misurare una pezza, quindi misura. Una pezza, cioè una... Uno scampolo, una, come dire, un stoffa. Stoffa. E poi? Una bambola può essere di stoffa. Una bambola può essere di stoffa, di pezza, di stoffa. Stai andando un po' in quella direzione, sì, no? Sì. Vendere? Vendere stoffa, una merceria vende la stoffa. O anche, oh, quello c'ha stoffa da vendere, c'ha talento, certo, ha talento. Certo. Impermeabile può essere è un stoffa. Tipo di stoffa, una stoffa impermeabile, cioè che non fa passare l'acqua. Abbiamo detto di metro, quindi la stoffa si vende al metro. Le tende di stoffa e una bambola di stoffa. Guarda che non eri andato lontano e nello spiegare hai detto più volte stoffa. Non ho la quindi, stoffa del campione. La parola di stasera? No, ce l'hai la stoffa. La volta prossima, se riesci ad arrivare qui, ti auguro che andrà meglio. Speriamo. Certo che